Guida pratica su come smettere di lavorare. Smettere di lavorare vuol dire non lavorare, non fare più niente e dedicarsi a camminate, passeggiate, alzarsi la mattina, andare a prendere su cappuccino, non fare più niente. Smettere di lavorare, magari andare in palestra o fare qualcosa, che poi è il sogno di tutti. Perché non venitemi a dirvi che il sogno della vita è quello di ritrovarsi in un ufficio o in una fabbrica o in un traffico o quello che è. Il sogno di tutti è smettere di lavorare e dedicarsi ai piaceri della vita in maniera decente, ovviamente, non in miseria. Smettere di lavorare. Ma per smettere di lavorare i casi sono due. Io conosco un mare di persone che hanno smesso di lavorare, ok? Perché non hanno mai cominciato a lavorare. E per tutta una serie di fortune, o perché il padre gli caccia i soldi, e un mio amico che non ha mai lavorato, beato lui, si trova in questo momento le Canarie, oppure perché hanno avuto un'eredità dal papà. Ma quello è smetti di lavorare se per non avere mai iniziato a lavorare. Ma se una persona normale vuole smettere di lavorare e nasce, vabbè, se sei nato in una famiglia di operai, che tuo padre ha sparato fuori 6 figli, vivete in un bilocale dormendo uno sopra l'altro a Cinisello Balsamo, allora a quel punto lì non puoi neanche tanto pretendere che lì tu hai in eredità un appartamento, perché tuo padre magari vive lì, c'hai 6 fratelli, compagnia varia, non ti arriverà mai una piccola eredità, niente, neanche un domani, e sei destinato comunque a fare una roba. Però io parlo nella normalità. Nella normalità. Se uno decide, le vie sono due quando tu hai 20-25 anni, o decidi di voler smettere di lavorare, o decidi di fare una via di mezzo, o decidi di lavorarti tutta la vita, perché poi c'è gente che invece gode a lavorare, ha piacere a lavorare. Ci sono gente addirittura che hanno piacere, me laure, mi ammette che fette Lazzarù. Oppure c'è gente la quale piace fare delle vite di M, falle ma non rompere le scatole. Poi c'è una terza via, che è quella comunque di lavorare non esageratamente, magari facendo il part time, e quindi dedicarti un po' più, avere sempre un'entrata e avere un tempo libero. Per smettere di lavorare definitivamente, sto parlando di smettere di lavorare, ok? Il caso è semplicemente, dopo che tu hai fatto, e ci sono tutti i video miei, e dipende dal tipo di target che volete fare, come vivere con 100 euro al mese, come vivere con 200 euro al mese, come vivere con 300 euro al mese, come vivere con 400 euro al mese, con 500 euro al mese. Li trovate tutti sul mio canale. E, per esempio, con 500 euro al mese non è difficile. Andate a vedervi il video. Come vivere con 500 euro al mese, l'hambre ne detto. Come vivere con 400 euro al mese, l'hambre ne detto. Scrivete su YouTube. E lì vi spiego. Devi un po' risparmiare, taccheggiare, però tu puoi fare tranquillamente, e c'è anche un video, come risparmiare 10.000 euro in un anno, 12.000 euro in un anno, anzi scusate, 12.000 euro in un anno, se hai uno stipendio, ovviamente all'inizio devi lavorare, che ti trovi uno stipendio, grazie a Dio, in fabbrica, roba, ti prendi 1.300, 1.400, se riesci magari sabato o domenica ti fai anche qualche lavoretto, riesci ad arrivare a 1.500, 1.600, magari ti fai il cameriere. Io quando ero giovane lavoravo in fabbrica e andavo a fare il cameriere al sabato e la domenica. Puoi arrivare anche delle cifre abbastanza decenti. Se ti impegni, alt. Io non andavo per accumulare, andavo per avere i soldi per poi viaggiare e girare il mondo. Ok? Però se tu decidi di smettere di lavorare, devi dedicare un tempo che sia almeno 20 anni, dove devi diventare una crosta, un taccagno. Devi fare una vita da merda, di merda, una vita roba. Devi risparmiare su tutto. Devi addirittura rinunciare ai caffè, devi rinunciare all'aperitivo, devi rinunciare all'uscita con gli amici, devi rinunciare alla discoteca, devi rinunciare sopra, anzi sarebbe ancora meglio rinunciare alla macchina, quello è fondamentale, e quindi trovarti un lavoro magari vicino dove ti puoi andare
sempre avanti e indietro, perlomeno magari ti tiene una macchina scassata che la usi proprio quando tempesta, diluvia. Ma il vero accumulatore, io ne ho conosciuti tantissimi, vanno anche sotto la pioggia con il muturin. Così devi spendere poco, poco devi spendere. Vedi i video vivere con 100, 200, 300. Così ti permette di mettere via un capitale di 150, 200 mila euro. Se ti impegni, prendi 1.500 al mese, riesci. E ti impegni in 10 anni, riesci a metterne via 150.000. Se ti impegni ancora 15-20 anni, riesci a metterne via 200-250.000. Certo devi fare una vita di sacrificio, certo devi aver fatto una vita da vomito, certo, certo non puoi avere da parte una dievushka, una fiata frumosa foc, non puoi avere da parte una bellissima ragazza. Deve, al massimo potrai trovare in questa tua fase di accumulazione dei gran rottami, sempre che ti si incula qualcuno, perché le belle ragazze non amano i tacagni, abborrano da questi qua. Però se tu decidi di fare questo perché tu vuoi smettere di lavorare, ti devi concentrare e devi dire: io devo arrivare a questo obiettivo. Una volta che hai preso questi soldi, allora non ti dico che devi andare in certi paesi, la cosa ideale sarebbe prendere, hai fatto sto capitale, vai in certi paesi dove ti danno ancora il reddito del 10% sugli interessi di Stato, però in paesi che magari non sono il massimo per te per vivere, perché dopo che hai fatto una vita, la bagno mariuccia, casa lavoro, casa lavoro, casa lavoro, casa lavoro, casa lavoro, sicuramente la smeccheria, la furbizia non fa parte della tua, del tuo bagaglio, ok? Del tuo, e indi per cui devi poi optare per smettere di lavorare, di andare, perché è fondamentale, perché non esiste smettere di lavorare e stare in Italia. Se stai in Italia non smetterai mai di lavorare, perché in Italia costa tutto troppo esageratamente. Quindi smettere di lavorare vuol dire smettere di lavorare. Smetti di lavorare vuol dire non faccio più niente. Da quel giorno lì basta, oh, mi alzo la mattina, fone gode, chiederà. Non che cambio lavoro o modifico il mio modo di lavorare. Prima facevo questo, poi faccio l'altro, poi faccio anche questo. O magari smetto di fare quel tipo di lavoro, ne faccio altri due, altri tre. No. Smetto di lavorare, devo andare via dall'Italia. Per andare via dall'Italia, devo andare nei posti dove costa poco la vita. Ce ne sono tanti. Dove si può vivere bene con 500 euro, scrivilo, Lambrenedetto, scrivi Lambrenedetto dove si può vivere bene con 500 euro al mese e ti vengono fuori i paesi. Quelli sono i paesi in cui tu devi andare a vivere. Ok, Portogallo potrebbe essere uno di quelli. Sono andato, ha un costo della vita ridicolo, lasciamo perdere le zone di turisto dove stanno arrivando tutti i pensionati che sconsiglierei. Sicuramente oggi come oggi uno dei posti peggiori da poter andare sono le Canarie, in particolare Tenerife, dove i prezzi delle case sono boom, lievitate. Avete visto cosa è successo? Vi faccio vedere che fino a qualche anno fa compravi casa a 30.000 euro, oggi costa come in Italia. Sono tutte esplose, sono arrivati un mare di pensionati, ovviamente un mare di sgabolone, tutto aumentato, bam 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 bam, aumentato i prezzi, aumentato i generi alimentari. Oggi quel posto lì è un posto che assolutamente è da escludere. Cambia velocemente le cose, non è detto che magari in qualche altro posto diventa roba, ma le Canarie, in particolare Tenerife, ma anche Forteventura, sono diventate troppo care, esageratamente care, quindi bisogna andare in altre parti, magari Cipro, che non è così tanto sentita, il costo non è così alto, magari in Portogallo, ma non magari nell'Algarve dove ci vanno tutti. Io sono stato adesso a Viana do Castelo, vicino su al nord, e sono andato in posti meravigliosi, o ragazzi si mangiava con 5-6 euro, le case le vedevi, costavano una cretinata. E allora tu, se hai questi soldi, vai in questi posti dove comunque potenzialmente possono arrivare anche dei turisti, dei pensionati, compagnia varia, e ti puoi tranquillamente con 50.000 euro, dopo che ne hai risparmiati 150-200, ti prendi una casa, la tua casa, non hai bisogno di una reggia. In certi posti puoi spendere 30.000 euro, ma può essere interessante anche l'Albania, dove oggi stanno arrivando giù tutti, anche tantissima, voi lo sapete che a Sarande c'è una grandissima comunità di pensionati scandinavi che rimane lì per il clima, perché la vita costa poco. Potete prendervi una casa lì a 30, 35, 40 mila euro per voi, ne prendete due o tre e le affittate ai pensionati e non fate più niente, siete anche in un bel posto,
lo potete fare lì, lo potete fare in Bulgaria, in Romania. In Bulgaria c'è pieno di stranieri, nella zona di Burgas, nella zona del mare, di scandinavi che arrivano. Potete affittare lì con, magari con le due o tre case, con, potete fare dei bed and breakfast, potete fare un ostello. Non fate niente, fate un bed and breakfast, lo prendete, prendete solo gli ordini che vi arrivano direttamente da Booking, da quelle robe lì, e per fare la pulizia pagate una signora del posto che va lì, pulisce, cambia le coperte, magari gli riempie il frigo la mattina con la cosa da mangiare, o vi prendete un piccolo stellino e mettete dentro la gente, ma fate tutto gestire alla gente del posto, perché quando uno vuole smettere di lavorare, smette di lavorare, si alza la mattina, va al mare e non fa niente, va a fare la corsa, va a divertirsi. Quindi, per smettere di lavorare dopo che tu hai risparmiato, bisogna andare nei posti dove costa poco, prendere delle case e metterle in affitto. E bisogna andare nei posti dove, se uno non ti paga, il giorno dopo lo mandano via calci nel culo. Quindi la cosa migliore da far pagare, da mettere dentro, chi sono? I pensionati. Tu devi andare a vivere, perché i pensionati non sono fessi, vanno sempre nei posti belli, vanno nei posti caldi, vanno nei posti dove comunque costa anche poco la vita. E quindi mentre sei lì addirittura puoi andare in posti dove la l'IVA è più bassa, dove il costo della vita è più bassa, e affitti ai pensionati. La stessa cosa che ha fatto questa signora che conoscevo io di Madrid, che si è presa 4-5 appartamenti e l'affitta agli italiani, a Lanzarote, ok? Oggi magari lì è aumentato, ma i pensionati stanno andando in tantissimi posti e ce ne sono un mare. E forse voi non lo sapete, perché voi pensate che ci siano solo i pensionati italiani, ma stanno andando via da tutta Europa in certe parti. E quindi la Grecia può essere interessante, la Romania, la Bulgaria, l'Albania diventerà interessantissima, tutto il Portogallo, tutto il sud della Spagna sono posti dove tu trovi tantissimi pensionati inglesi, tedeschi, a cui tu puoi affittare un paio di appartamenti, uno te lo tieni per te, vivi con gli affitti alla grande, ti prendi i tuoi 700-800 euro al mese in un paese dove vivi, dove con 500-600 euro ti alzi la mattina, vai, ti diverti e hai smesso veramente di lavorare. Quello vuol dire smettere di lavorare. Tu mi dici, Lambre, tu perché non l'hai fatto? Perché io non sono un risparmiatore, perché io ho deciso di fare la via di mezzo, perché io ho deciso di prendere, divertirmi, spendere, spendere, divertirmi. Purtroppo non ho voluto fare 20 anni di merda, ok? Per poi andare a smettere di lavorare e magari, non avendo poi tanti soldi che ti entrano, continuare a fare una vita schifosa, squalida, piatta e monotona. Ho voluto spendere per girare il mondo, perché non c'è più niente di bello che girare il mondo, spendere, divertirsi. Ho speso tanti soldi anche nelle macchine, ho speso tanti soldi nei ristoranti, e comunque quando tu hai fatto una vita del genere è una vita soddisfacente, perché ricordatevi sempre che con la taccagneria non avrete mai una fata formosa focca, mai, 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 sarete sempre contornati da minuteria metallica, e a me la minuteria metallica da quel punto di vista lì non mi è mai piaciuta. Io ho sempre viaggiato ai massimi livelli, ok?